turismo ad Arezzo in questa estate 2022 c'è ed è tangibile, dalle presenze nei musei a quelle nelle strutture ricettive, fino ad arrivare anche al tessuto commerciale che conferma la presenza nei negozi aretini di turisti, soprattutto americani ed olandesi, ma anche francesi e spagnoli. Ma devo dire che in questi ultimi anni c'è stata una ripresa del turismo veramente impressionante, anche se parlo dell'anno del Covid 2020, comunque agosto con la riapertura c'è stato un afflusso importante. Quest'anno invece devo dire proprio con continuità, si parla dai primi di giugno, veramente grazie anche all'apertura dei musei, all'interesse della città, è stata valorizzata nella giusta maniera secondo me, quindi io la vedo un progresso tangibile proprio sotto questo punto di vista. Sì, possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti per quanto riguarda il turismo in quest'estate. Abbiamo avuto un ottimo giugno, veramente buono. Anche il luglio è stato un mese discreto, leggermente inferiore a giugno, però sempre con tanto movimento, tanti turisti e tanti stranieri. Finalmente si riniziano a vedere stranieri, più che altro ovviamente della parte europea. Gli americani ancora un po' stentano ad arrivare, ma dai, siamo fiduciosi, speriamo bene in questo futuro. Nazionalità, di varie nazionalità, diciamo la maggior parte americani, olandesi, spagnoli, anche qualche francese, più nazionalità. Certo, non sarà facile mantenere le strutture ricettive aperte se i costi della bolletta energetica rimarranno tali. Più che raddoppiata, tranquillamente, più che raddoppiata, senza ombra di dubbio. Questo è un punto veramente dolente, direi tragico. Siamo arrivati a dei costi per l'energia, veramente per tutte le utenze, veramente insostenibili. Siamo proprio a un punto di insostenibilità. Non so se perdurerà questa serie di cose, non so se sarà possibile continuare ad andare avanti tranquillamente, è veramente un grosso problema per noi strutture alberghiere. Unica pecca dell'accoglienza aretina, una conoscenza della lingua inglese non troppo diffusa. Allora, problematiche da risolvere particolari non ce ne sono, io potrei dire ci vorrebbe un po' più di professionalità da parte degli operatori per quanto riguarda, che ne so, la conoscenza delle lingue, la preparazione su cosa proporre del nostro territorio, su cosa pubblicizzare noi stessi in prima persona. Infine in fondo, quando un cliente arriva in hotel, per esempio, la prima persona che trova il suo punto di riferimento è il receptionist. Il receptionist dovrebbe essere in grado di spiegare le nostre bellezze, le nostre qualità e saper comunicare nella lingua del cliente, possibilmente. Che è una lingua che va imparata se uno vuole stare in commercio, se no magari trova sicuramente più difficoltà. L'italiano è una bellissima lingua, ma non viene capita da tutti ovviamente. Quindi. Poi comunque vedo che c'è anche chi si adatta anche pur non sapendo l'inglese e riesce a vendere lo stesso, però of course if you know is better.